Il sindaco di Corbetta, cosa hai combinato? Cosa hai combinato, sindaco? Io capisco l'euforia che uno può avere nell'avere nella propria città uno come Alvaro Morata, però che casino che hai combinato, sindaco, sindaco. Ma prima di andare a parlare di questa cosa, che allora, da un lato mi dico sindaco, ma che, però dall'altro lato ci può anche stare, no? L'euforia di una persona, però voi dovreste imparare a non utilizzare i social, perché fate più danni della grandine, sindaco interista peraltro. Però innanzitutto dobbiamo parlare di ciò che rischia, perché ogni giorno escono novità, di ciò che rischia Milan e Inter per il caso Ultra. E allora andiamo subito a vedere un attimino l'articolo che c'era oggi su calciomercato.com, ma il mio pensiero è, si sapeva già che fondamentalmente Milan e Juventus e Milan e Inter, visto i precedenti della Juventus, prendevano giusto una multa. Infatti io a vedere Peter Pannolino, Viciricchio, tutta questa gente qua che parla, parla, parla. Cosa vuoi che succeda a Inter Milan? Quello che vi è successo a voi, cosa vuoi che succeda? Che prendono le multe la società? È per quello che io, nell'ambito sportivo della mia squadra, sono totalmente sereno e so che non rischia niente. Detto questo, andiamo a leggere. Il caso Ultrà non riguarda soltanto la giustizia ordinaria, ma anche quella sportiva. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha già chiesto ai PM della Procura della Repubblica di Milano gli atti dell'indagine, il codice sovrano. Il comma 1 dell'articolo 25 del codice della giustizia sportiva sulla prevenzione dei fatti violenti recita: alla società è fatto divieto di contribuire con interventi finanziari o con altre utilità alla costruzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Invece il comma 10 parla dei tesserati, a cui è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Quindi praticamente i giocatori non è che possono avere colloqui con gli ultra, ma lo sapevano già. Però, uè, raga, l'hanno fatto. Comunque, dette convenzioni stipulate secondo le condizioni previste dall'articolo 8, tutte le varie minchiate, devono essere validate dalla federazione. In ogni caso, tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni del comma 9. Quindi, cioè, se ci sono rapporti con la tifoseria dove è stato dato l'ok dalla società, quelle cose si possono fare. Le multe per tali violazioni si applicano le sanzioni delle ammende. Per i club di Serie A vanno 10.000, da 10.000 a 50.000 euro, per i tesserati di Serie A sono previste multe di 20.000 euro. Niente penalizzazione, Viciricchio e Peter Pannolino. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Inter e Milan non rischiano di essere penalizzate con dei punti in meno, neanche la radiazione, Pannolotto, Pannolino. Qua il pannolino te lo schiafferei. Detto questo, il precedente della Juve, anche per via dell'illustre precedente che coinvolse la Juventus, quindi praticamente pannolino, Vesciricchio, state zitti, almeno state zitti, no, parlate, che parlate, deve parlare, non so io, uno che non ha avuto queste problematiche, questo può parlare di queste o. Come si dice, o giudicare, ma chi ha avuto lo stesso problema? È meglio che state zitti, praticamente. Allora, anche per avere l'illustre precedente che coinvolse la Juve nel 2017, quando allora procuratore federale Giuseppe Pecoraro chiese 30 mesi di inibizione e 50.000 euro di ammenda per il presidente Andrea Agnelli. Due gare di campionato a porte chiuse per un ulteriore turno di sospensione per la curva sud all'Allianz Stadium. Poi la Corte federale cancellò i 30 mesi ad Agnelli,
al quale fu inflitta una multa di 100.000 euro. Invece la Juve venne multata di 600.000 euro con un tunnel della curva sud chiusa. Allora, cosa voglio dirvi di questa cosa? Ammendi a me sta bene, ammendi alla società a me sta bene, ammendi ai calciatori a me sta bene. Però io dico sempre, la chiusura della curva, attenzione, non è giusto che per 100, 150 persone, 6.000 persone che hanno pagato regolarmente l'abbonamento, che vanno solo per cantare, sostenere e divertirsi, debbano stare a casa per colpa di un centinaio, 200 persone, quelle che sono. Detto questo, e questo è quanto, alla fine prenderemo una multa alla società, una multa in base, magari ovviamente visto che è più coinvolta l'Inter, una multa più salata rispetto al Milan alla società, come una multa a tutti i calciatori. Ci sta, c'è un precedente, è inutile che fate i fenomeni, c'è un precedente, che è quello della Juve. Poi invece, adesso andiamo a vedere, adesso andiamo a pescare il caso Morata. Allora, il caso Morata, privacy violata, ora devo ricambiare casa. Ah, sindaco, ma io da un lato ti capisco anche, perché quando tu ti arriva un giocatore come Morata vorresti gridarlo al mondo intero, è come quando conosci una bella figa e vorresti gridarlo al mondo intero che ci stai uscendo con questa qui. Il sindaco ha fatto la stessa cosa, però non è la stessa cosa della figa. Comunque, allora, Alvaro Morata critica pubblicamente il sindaco di Corbetta. Attenzione cosa ha fatto Marco Ballarini. Marco Ballarini ha scritto, però non chiedetegli le dimissioni adesso, questo ha fatto una fesseria, deve imparare a usare i social. Alvaro Morata di Corbetta ha scritto: where are we go, come Fabrizio Romano. Mi vai a pisciare sotto dalle risate, sembra Fabrizio Romano sul calciomercato. Comunque, no, non è un pesce d'aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo cittadino di Corbetta. Il bomber spagnolo in acquisto del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale della sua nuova meravigliosa casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell'Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta. Adesso se ne va. Che pizzo. Alvaro Morata risponde su Instagram: egregio signor sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l'unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece mi trovo a dover cambiare casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini. E non finisce qui, infatti Marco Ballarini, il sindaco italiano più seguito su TikTok, gli ha controreplicato con un'altra storia su Instagram scrivendo: ciao ciao, con la stemma dell'Inter sullo sfondo. Ma l'avete votato voi questo qui? Ma si può fare queste cose? Io davvero rimango esterrefatto. Ma avete presente chi abbiamo nei nostri comuni? Ma ce ne sono tanti, nelle nostre regioni, nella nostra Camera dei Deputati abbiamo sti personaggi, mannaggia a voi. Raga, sempre forza Milan, ti aspetto in live stasera 21:15.